Un trailer è uno spezzone di film che serve per invogliare la gente ad andare al cinema. Naturalmente senza mai dire la verità, perché non tutti i film sono buoni, belli, carini. E allora bisogna ingannare un pochino, non troppo, perché poi se la gente se ne accorge non va più al cinema. Il trailer è un complotto verso il pubblico. Noi dobbiamo convincerlo, anche se non è vero, che il film è bellissimo. Cosa deve mancare in un trailer? Non deve mancare la grande passione di lavorare su un certo tipo di film, su un certo tipo di spettacolo. La convinzione che il lavoro non è facile, è difficile, ma che con molta tenacia si può ottenere un risultato migliore. Io non so cosa consigliarvi, io posso parlarvi della mia esperienza. Io quando ho cominciato non ero sicuro mica di farcela. Poi mi è venuta un'idea e da quell'idea è partito tutto, perché è cambiato nel tempo, è cambiato col tipo di film che si faceva. È chiaro che un tipo di film d'amore non poteva essere fatto come un film di 007, un film giallo. Ogni film ha un suo input preciso, devi capire quell'input, devi cercare di svelare quelle piccole cose che il regista ha messo nel film e che ti sono piaciute, pensare a come renderle più rapide, perché nel trailer tutto deve essere più rapido, e poi insistere, non scoraggiarsi al primo insuccesso, perché può essere un insuccesso quel film che stai facendo, ma un altro ti può venire meglio, per cui devi trattare ogni film come se fosse l'unico. Non pensare a quello che non ti è riuscito, pensa a quello che è nuovo e che devi riuscire a fare.